Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata Grippa. Prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio portare a conoscenza di quest'Aula che nella mia regione, l'Abruzzo, stiamo assistendo ad una crisi industriale senza precedenti, frutto delle pessime scelte dei governi che si sono succeduti sino a oggi e che sta coinvolgendo colossi aziendali come la Pilkington e la Honeywell. Proprio su quest'ultima multinazionale dei turbocompressori è in atto uno scontro tra lavoratori e vertici aziendali che, seppur alla ricerca di nuovi progetti di reindustrializzazione, si sono visti costretti ad inviare lettere di licenziamento ai dipendenti. Una grave situazione questa, causata anche dalla decisione del precedente governo Gentiloni, che ha pensato bene di non prorogare la cassa integrazione per 430 lavoratori, ma che indegnamente era stata addebitata al nostro ministro e vicepresidente di questo governo, Luigi Di Maio. Tengo a dire, signor Presidente, che ci sono modi e modi di affrontare le crisi delle nostre industrie. E infatti, dopo il vertice della scorsa settimana, tenutosi presso il MISE per discutere della vertenza, proprio il nostro ministro Di Maio ha chiesto di incontrare direttamente i vertici americani del colosso industriale per aver più chiaro il quadro della complessa vicenda e trovare tutte le possibili soluzioni al problema. Tutto per evitare ulteriori lungaggini interlocutive con i dirigenti aziendali in Italia, tanto che l'iniziativa ha ricevuto il plauso della FIOM CGIL tramite il suo segretario Davide Labrozzi, che ha fatto pervenire apprezzamenti per il lavoro che si sta svolgendo al tavolo ministeriale. So che il tempo a disposizione è poco. E voglio perciò ribadire il mio impegno per questa importante realtà industriale del mio territorio e seguire le trattative sui piani di reindustrializzazione in corso e sulle altre manifestazioni di interesse che sono pervenute negli ultimi giorni. Così si fa quando si vuole andare in fondo alla questione per salvare le vite professionali, ma in primis umane, dei lavoratori e dei loro familiari. Il nostro governo farà tutto il possibile per cambiare le sorti delle vite di questi lavoratori ed è al lavoro per offrire concrete, senza slogan, come eravamo abituati fino al voto del 4 marzo. Grazie. Grazie.